due parole anche sull'evento di questa sera. Si chiama Licht, in omaggio a un Klavierstück di Stockhausen, che è ispirato, una trascrizione pianistica di un'opera che si chiama Licht aus Donnerstag. Quindi il tema della luce, a noi piaceva questo collegamento, tema della luce che si collega con i suoni, una sorta di sinestesia. Per cui ci saranno sia opere di Debussy, del primo, ma anche dell'ultimo Debussy, addirittura l'ultima opera che lui ha composto per pianoforte, e una delle prime invece Arabesque, però anche opere di autori contemporanei come Ligeti, come una prima assoluta di Davide Coppola, e poi ci sarà questo intervento multimediale con poesia, danza e proiezioni videoacustiche che sono state realizzate dal Dipartimento di Nuove Tecnologie. Buonasera, sono Davide Coppola, compositore e pianista. Questa sera al concerto Licht, omaggio a Debussy, sentirete un mio pezzo per pianoforte solo in prima assoluta, suonato da Sebastiano Gubian. Il pezzo si intitola Il lume e la ragione. È un pezzo che ho scritto durante questo inverno ed è una riflessione su appunto la luce, sulle manifestazioni luminose, non nel mondo reale, ma quelle all'interno della mente. Ciao, sono Francesca Pallini, ho 21 anni, sono di Trieste e studio qui in questo conservatorio pianoforte. Questa sera è un omaggio al centenario di Debussy, ma non suonerò Debussy, infatti suonerò un pezzo di Ligeti che si chiama Arcangel, dedicato e ispirato all'arcobaleno. Poi una danza rituale del fuoco che fa parte dell'Amor Brujo di De Faglia. Sono entrambi pezzi contemporanei e cimentarsi non è stato semplice, soprattutto a livello della memoria. Sono inerenti al Festival di Satie perché sono entrambi contemporanei, però non fanno parte appunto del centenario di Debussy.
Buonasera, sono Sebastiano Gubian e frequento il primo anno del biennio specialistico al Tartini e studio con Giuseppe Albanese, pianoforte solistico. Eseguirò 6 preludi, gli ultimi 6 del secondo libro dei preludi di Claude Debussy. E sono dei preludi molto caratteristici e alcuni anche molto pirotecnici, e che tentano di addirittura superare forse l'idea di suono tradizionale per arrivare a un'idea di rumore, di descrizione appunto di un'idea extra musicale. E il più celebre ovviamente è quello con cui concludo la serie, che sono i fuochi d'artificio, è quello che più rappresenta questa idea. Buonasera, sono Mehdi Limucci, sono studente di Conservatorio Giuseppe Tartini. Stasera vogliamo presentare un spettacolo, una danza interattiva. Questa danza è danza di Sema, dei Sufi tornanti. Shirley ci aiuta in questo spettacolo, ovviamente la musica è Ney, la musica di Ney, Ney Sufi, suonata da un amico di Trieste, e va accompagnato con le poesie di Rumi, il famoso mistico, in 5 lingue. Quindi è uno spettacolo, come abbiamo detto, danza interattiva. Lascio la parola a Shirley. Io sono Shirley Cossettini, e nella vita faccio la danzatrice e adesso sto studiando al Conservatorio di Vicenza, dove studio la danza Kathak, questo stile di danza dell'India del Nord, dove possiamo trovare anche appunto l'influenza dei Sufi, da qui questa collaborazione con Mehdi. E abbiamo deciso di fare questo lavoro insieme anche perché appunto c'era questo incontro, questa similitudine. La danza Kathak, infatti, si è sviluppata, è nata dall'incontro fra dell'India con l'Islam, quindi è frutto di una mescolanza fra la musica e la danza musulmana e indù. Canın gamsız kalmasın, sana feda değilsin. Gözün aydın olmasın, senin sakal değilsin. Vefa olmasın, umudum senden başkası değilsin. Harap olsun varlığı, senin için varlığıysın. Hangi güzellik var ki senin yansıman? Hangi şah? Razı olma.